Quella che sto per raccontarvi è la storia di Michael e del suo bracco tedesco Victor. Il 16 dicembre, a piedi, sono partiti da Lodi con l'obiettivo di percorrere 1000 km in direzione Parigi per raccogliere fondi in favore della ricerca contro il neuroblastoma, un brutto tumore infantile. Approfittando di una domenica libera, decido di raggiungerli in stazione a Sant'Antonino di Susa, dove Michael mi ha detto che avrebbe trascorso la notte. Mentre mi dirigo all'appuntamento, sono già mille le domande che mi affollano la testa. E così, essendomi sembrato Michael una persona estremamente buona, ma anche una persona altrettanto riservata, mi auguro che le mie domande, oltre a essere troppe, non siano anche di troppo. Arrivo in stazione qualche minuto prima e vedo Michael e Victor dormire al freddo e al gelo. Ma nonostante questo, appena suona la sveglia, Michael esce dal sacco a pelo in maniche corte e pantaloncini con una disinvoltura limpionica che io non trovo nemmeno alzandomi dal letto di casa. Dopo aver fatto colazione per scaldarci un po', ci mettiamo in cammino verso Susa, da dove io farò ritorno verso casa e da dove Michael e Victor proseguiranno invece fino a Chiomonte. Man mano che andiamo avanti, capisco che, oltre allo zaino da 70 litri, il carrettino da 70 kg, le tappe giornaliere da 30-40 km e la scelta di fare tutto questo in maniche corte e pantaloncini, Michael ha il suo bel da fare con Victor che non sempre vuole stare seduto per bene. Mentre proseguiamo, mi accorgo di come siano molte le persone incuriosite da Michael e Victor e qualcuno si ferma, proprio come ho fatto io, per fare due chiacchiere con Mick e due coccole a Vic. Dopo aver scoperto che Michael, a 23 anni, sta studiando per diventare fisioterapista, mi faccio raccontare le sue precedenti esperienze di viaggio a piedi, per le quali è sempre partito da Lodi, e gli chiedo come mai, questa volta, abbia deciso di partire in inverno. Da 2 anni, ormai, Michael, ex freddoloso, si sta allenando a sopportare il freddo. Tant'è che a casa sua il riscaldamento è sempre spento e l'acqua calda non esiste. Un modo per mettersi alla prova, ma anche, citandomi una frase di Madre Teresa di Calcutta, un modo per eliminare il superfluo e vivere solo con ciò che è necessario. Giunti ormai a pochi chilometri da Susa, approfittiamo di un panettone che qualcuno gli ha donato per festeggiare insieme il Natale in arrivo. E gli chiedo come mai ha deciso di sostenere la ricerca contro il neuroblastoma, dicendomi di farlo per aiutare un'associazione fondata da un suo amico. A questo punto sono molte le cose che ancora vorrei raccontarvi di questa giornata, ma visto che io, Michael e Victor abbiamo spesso camminato in silenzio, è proprio così che voglio condividere con voi questi ultimi chilometri, perché mi piace pensare che tra le persone vi siano ancora spazi di riservatezza che non si devono per forza svelare, perché è nel silenzio che ho trovato la forza del cammino di Michael e perché so che troverete da soli il modo per sostenerli.